Onorevole Romano, questa mattina alla Camera le comunicazioni del Presidente Renzi sul Consiglio europeo che si terrà nei prossimi giorni. Ecco, lui ha usato questa espressione: l'Europa si agita ma resta immobile. Lei che cosa ne pensa? Penso che proprio gli europeisti come noi, l'europeismo di Matteo Renzi ci spinge a lavorare affinché l'Unione Europea cambi strada. Il nostro è un timore molto forte che l'Europa si perda in quel frenetico immobilismo, appunto, che Renzi ha citato riprendendolo da Habermas, e che vede tra l'altro l'Europa stretta da una parte da un fortissimo scetticismo e dall'altra da un attacco antieuropeo di molte forze politiche. Proprio le forze europeiste, come il Partito Democratico, hanno il dovere di lavorare maggiormente per fare recuperare spinta e vitalità all'Unione Europea. È nell'interesse italiano e nell'interesse europeo. L'interesse nazionale e l'interesse europeo vanno d'accordo, almeno dal nostro punto di vista, e questo ci spinge a, come dire, a mettere in guardia l'Unione Europea dal rischio che, rimanendo ferma, per quanto frenetica, sprofondi poi in un fallimento. Lei ha parlato nel suo intervento di due aspetti, investimenti e lavoro, ha detto qui c'è bisogno di una svolta, ecco in che senso? Nel senso che, come è sempre stato nei momenti migliori, l'Unione Europea, nella sua lunga storia, quando ha saputo, diciamo, scoprire l'intelligenza del cambiamento, ha saputo appunto cambiare la propria impostazione. È successo tante volte. Oggi è un altro di quei momenti. L'Europa dimostri di saper abbandonare una soluzione, quella dell'austerità, che era necessaria fino a qualche anno fa di fronte a una crisi finanziaria di un certo tipo, ma che oggi deve essere archiviata per dedicarsi finalmente al lavoro e crescita. Diversamente l'Europa non riuscirà a ricollegarsi con i bisogni reali dei cittadini. Vuol dire appunto rendere concreto il piano Juncker di investimenti, vuol dire condividere maggiormente il peso dei migranti, vuol dire fare di più per il lavoro. Tre cose sulle quali l'Europa purtroppo è rimasta ferma, un po' prigioniera di schemi ormai del passato. Senta, poi diciamo, il dibattito è un po' scaduto, se mi permette, sulla questione della dittatura 2.0, del fare carne di porco della democrazia. Insomma, qui naturalmente i toni sono quelli a cui ormai siamo abituati, però forse si è andati un po' oltre. Assolutamente sì, ha detto bene Renzi anche su questo, cioè non si può veramente su un dibattito così importante prendere il microfono e dire la qualunque. L'argomento era molto serio e meritava un'attenzione maggiore da parte di quei deputati che appunto hanno approfittato dell'occasione di parlare per così esternare qualunque cosa, ma nel merito come si fa a parlare di dittatura nell'aula più rappresentativa di una grande democrazia come l'Italia? È un'offesa agli italiani prima ancora che al Parlamento e alla nostra democrazia. Gli italiani hanno vissuto una dittatura, ci sono ancora persone che se la ricordano, ma tutti sappiamo cosa accade nel corso di quella dittatura. Le parole non vanno usate a vanvera. L'Italia non è una dittatura, è una grande democrazia repubblicana. Chi ha usato questo termine ripassi qualche libro di storia o si legga qualche giornale.